caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'aria riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Difesa 3 con 5 centrocampisti. Qual è la tua opinione, Luca? È un modulo più equilibrato di quanto possa sembrare, a patto però di avere esterni dinamici. Una difesa solida di 3 uomini è in grado di disinnescare la maggior parte degli attacchi avversari, anche grazie all'aiuto degli esterni. A situazione capovolta, i 3 in mezzo possono subito rifornire di palloni le punte, mentre i 2 laterali offrono un'ulteriore opzione per dare ampiezza al gioco offensivo. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Sulla faccia destra, crossa il pallone, pronto al tiro, non è riuscito a buttare. Ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cerca il passaggio profondo, palla intercettata, prova il tiro, e c'è la sparata. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento, la transizione tra il momento difensivo era veramente molto fluida. Lasagna, con questo gol, ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. Thank you.
capaci, un solo gol di scarto tra le due formazioni. Il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Iniziano i secondi 45 minuti. Bella apertura. Può colpire. Tiro davvero da dimenticare. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Riceve la palla. Attenzione al tiro. Ha segnato. Hanno trovato la parità. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore. Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li ha mangiati. Ad ottima forma fisica. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Tocco morbido. C'è la palla filtrante. Cerca il tiro. Montipolo toglie la porta. Ottima la parata del portiere. Impeccabile. Difficile fare meglio di così. Del gioco. Riceve in ottima occasione. Montipolo toglie dalla porta. E l'arbitro chiude qui la partita. Unico gol vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente, sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato.